verso il 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, siamo qui con Maria. Avete appena occupato simbolicamente il giornale Il Fatto Quotidiano. Quali sono i motivi e che cosa siete andate a dire qui dentro, insomma? Sì, oggi abbiamo occupato simbolicamente Il Fatto Quotidiano. Diciamo in particolare questo giornale perché qualche settimana fa fu pubblicato un articolo in cui ci si chiedeva se il femminicidio esiste e da cui poi si è sviluppata una discussione interna al giornale in cui sono state varie risposte e questo. Diciamo lo spunto del Fatto Quotidiano è stato diciamo un modo per comunicare e fare un'azione contro la comunicazione dei quotidiani, dei giornali, dell'informazione generale che viene fatta sulla violenza di genere. In particolare questo giornale ha pubblicato questo articolo dando vita a una polemica inutile per quanto ci riguarda, perché questo non è un argomento che si può mettere in discussione in quanto vi è un sistema, un intero, un'azione diciamo, dei media, della società in generale che mette in discussione il femminicidio e svolge una narrazione delle violenze, quindi per quanto riguarda il giornale, una narrazione di questi episodi di violenza errata, nel senso che vengono messi in discussione degli elementi di, per esempio, i particolari violenti dell'omicidio in sé, viene vittimizzata la donna, viene sempre ricondotto l'episodio di violenza a una causa particolare, quindi il fatto che il marito avesse bevuto troppo quella sera, il fatto che lei si fosse vestita in un certo modo, il fatto che ci fosse stato anche un raptus di violenza, e non focalizzandosi e mettendo in chiaro il fatto che il femminicidio è una violenza sistematica. La violenza sulle donne è sistematica e avviene in tutti i livelli, in tutte le classi sociali, è trasversale a tutte le nazionalità. Spesso infatti si punta il dito su lo straniero, mettendo in discussione appunto il fatto che in una società occidentale considerata più civilizzata queste cose non avvengano. Inoltre volevamo anche sottolineare il fatto che quando si parla di violenza sulle trans si parla delle donne trans parlando del loro sesso di nascita, non del sesso di scelta. Va bene, davvero Maria, grazie. E allora continuiamo a mobilitarci verso il 25 novembre contro l'omofobia e contro la violenza sulle donne. Grazie, ciao.